si sgancia Chiellini da interno di sinistra, avanza ai 40 metri, avanza ancora, prova a mettere per Cassano, indietro per Marchisio, Marchisio cerca lo spazio per concludere, preferisce poi aprire, palla per Giaccherini che punta l'avversario, lato corto, il cross Balotelli, d'area di rigore, prova a girarsi, riesce a concludere sul fondo, grande occasione, bellissimo il movimento di Balotelli, bellissimo il fraseggio stretto, il palleggio da parte degli azzurri, questa è la chiave tattica dell'Italia. Cassano punta il vertice, prova il lancio per Balotelli, raccoglie Balotelli, è solo in area, la conclusione viene respinta con il corpo, insistono gli azzurri, Marchisio il tiro e palla che sfiora l'incrocio dei pali, terza possibilità per gli azzurri dall'inizio della partita di portarsi in vantaggio, quando affondano sembrano davvero pericolosi gli uomini di Prandelli. Cassano effettua un pallone basso per Balotelli, il tiro, la respinta da parte di Pleticosa, tiro troppo centrale, Pleticosa non ha rischiato la presa e ha respinto a pugni uniti, Italia che sta sovrastando la Croazia. Belli, Cassano, controllo con il petto in area, c'è Thiago Motta su una respinta corta, non ne approfitta, arriva Marchisio, conclude, palla che viene deviata, il lancio di Bonucci in area, Cassano il tiro, al lato, aveva incrociato, buona era l'idea, troppo largo il tiro, finisce sul fondo, peccato. Pirlo per Cassano, 30 metri, area di rigore, Marchisio, salta l'avversario, il tiro, si oppone il portiere croato, ribadisce senza trovare la rete Marchisio, ancora una grande occasione ma sono imprecisi gli azzurri. Verso la porta avversaria. Palle gol che dobbiamo realizzare, dobbiamo concretizzare, bisogna far gol adesso, è il momento giusto per cambiare le sorti di questa partita. Punizione dunque in favore dell'Italia con Pirlo che ha sistemato già la palla nel punto indicato dal direttore di gara Howard Webb. Ci troviamo a circa un paio di metri dal limite dell'area di rigore in direzione del vertice stesso, del vertice della stessa area di rigore. È pronto Pirlo, barriera predisposta dalla Croazia. L'arbitro ha contato i 9,15 metri, non è soddisfatto Webb, invita i giocatori croati ad arretrare ancora di un mezzo metro, resistono, invita tutti a rimanere fermi, a non alzare il braccio sul calcio di punizione che Pirlo sta per eseguire. Ci sono 4 giocatori, 5 giocatori azzurri in area di rigore, tutta la Croazia difende, il fischio dell'arbitro mentre Pirlo inizia la sua rincorsa, il tiro in porta, rete, rete! L'Italia è passata in vantaggio con una strepitosa punizione di Pirlo sulla quale Pleticosa aveva quasi avuto l'impressione, ha dato l'impressione di arrivarci, non ce l'ha fatta sul pallone angolatissimo che si è infilato alle sue spalle. L'Italia è in vantaggio su calcio di punizione, è il 39esimo, Italia 1, Croazia 0. Il problema è che il professore ha un rapporto con quel pallone abbastanza stretto, abbastanza intimo e quindi riesce ad imporre allo stesso delle traiettorie imprendibili quegli altri. Questa volta non si è lasciato andare alla maledetta, ha tirato semplicemente col collo interno, ma quel pallone che ha un rapporto intimissimo con il professore ha girato rapidamente verso il primo palo e si è azzeccato alle spalle del portiere della Croazia e siamo giustamente in vantaggio per 1-0. Sentite sottofondo il coro che ricorderà a molti i mondiali, si sentono finalmente gli italiani, parte il cross, c'è un colpo di testa all'altezza del palo che finisce però direttamente oltre la traversa di Pleticosa, azione pericolosa, un colpo di testa che è stato effettuato da Cassano, esatto, che era postato all'altezza del primo palo. Giaccherini avanza ai 40 metri, Balotelli tira con il destro, palla di poco alta, conclusione alla Balotelli, forte e potente, peccato, alta non più di 30 centimetri ma naturalmente al di sopra della traversa. Lo dico insomma da appassionato di calcio, da tifoso della nazionale ovviamente, anche se sto raccontando, non so cosa darei per un gol di Mario, mi piacerebbe tantissimo. Ma siamo d'accordo con te naturalmente, facciamo tutti per il tifo tanti per lui, motivi, per tantissimi motivi. Motivi e sicuramente il primo è che Balotelli è un gran bel giocatore, lo sappiamo, infatti. Ha delle qualità straordinarie, secondo me potrebbe sfruttarle meglio, ma è un'opinione, peraltro non solo io la penso così, è un'opinione, non è certo una certezza. Pirlo vince un contrasto, cerca di centrocampo, avanza centralmente, c'è Cassano, chiama la palla, la riceve, la perde con un controllo veramente da dimenticare. Per Strinic parte il suo cross, errore di Chiellini, rete di Mandžukić, che errore di Chiellini che ha mancato e ha bucato completamente il pallone di testa, palla sul destro e Mandžukić ci ha messo in rete. 27esimo, cambia il parziale, Italia 1,
Croazia 1. È successo quello che purtroppo temevamo, vale a dire, uno di questi palloni alti buttati all'interno dell'area di rigore. La Croazia non è una squadra all'altezza della nostra, ma riesce se non altro con questi palloni in mezzo a crearci dei problemi. Chiellini, unico errore dobbiamo dire dello juventino, mentre Priove un altro fumogeno all'interno del terreno di gioco, unico errore dello juventino, immediatamente punito da una Croazia che francamente non merita questo gol. E però l'ha ottenuto, e questo evidentemente complica il cammino degli italiani. Intanto Montolivo sullo sviluppo del calcio piazzato da fuori area di rigore ha concluso. Gli azzurri sono maledettamente complicati la partita e la vita in una partita che si poteva tranquillamente condurre. Bislo prova a girarsi, cercano lampi di lucidità gli azzurri. Pirlo, Giaccherini, Montolivo, area di rigore Montolivo, poi la palla giocata da Pirlo in mezzo a una selva di avversari. Non si può superare 5 uomini da soli. No, ma è lì l'azione si interrompe. La colpa non è di Montolivo, la colpa è di Di Natale che ha tolto il tiro a Giovinco che stava per arrivare da dietro per battere la rete. Sono gli ultimi istanti di partita, manca davvero nulla. Marchisio avanza, Giovinco, vertice dell'area di rigore, parte un diagonale, la palla si impenna, allontanano con decisione e attenzione i giocatori croati, gestiscono con Modric che perde. Pirlo lo ha contrastato e gli ha sottratto il pallone, non riescono però a far di meglio gli azzurri. Soprattutto in questa occasione perde la palla Giaccherini, attaccano i croati e lo fanno con Edoardo, si presenta all'altezza dell'area di rigore, De Rossi si oppone con il corpo, una vera e propria barriera quella che alza De Rossi per impedire al giocatore avversario di concludere. Nel frattempo c'è la rimessa laterale però in favore della formazione croata, abbiamo superato il 50esimo, almeno una ventina di secondi, tra poco sentiremo il triplice fischio del signor Webb. Tiro da fuori per i croati in due tempi, Buffon con calma, senza alcuna difficoltà. Recuperata il pallone, potrebbe essere l'ultima azione, non c'è il tempo. Finisce qui con Howard Webb e il suo triplice fischio, finisce in parità 1-1 tra Italia e Croazia. Al 39esimo del primo tempo la rete del vantaggio di Pirlo che aveva illuso un po' tutti, al 27esimo il pareggio di Mandžukić. Parità, secondo pareggio in due partite, due soli punti in classifica, è una classifica... Sì, una classifica preoccupante a questo punto, anche se ricordiamo manca una partita, ne mancano due per la Spagna. La Spagna dovrebbe vincere entrambi i confronti per quello che si è visto, sia di Irlanda sia anche di Croazia, con relativa tranquillità. A quel punto però è chiaro che la Spagna vincerebbe il girone ed è chiaro che gli azzurri hanno bisogno necessariamente dei tre punti e contro l'Irlanda per andare a quota 5. Ora inizieranno, se mai stasera la Spagna dovesse vincere contro l'Irlanda, e francamente ci sembra un pronostico assolutamente probabile, e ci saranno tutti i discorsi del 2004, no? In Portogallo, no Riccardo, quando giocarono Svezia, certo, e Danimarca. Allora siamo un po' di paura, noi non potremo mai immaginare che la Spagna non giochi una partita contro la Croazia solo per eliminare gli azzurri, immaginiamo che vincerà la sua partita anche contro la Croazia. Insomma, adesso bisogna assolutamente vincere contro l'Irlanda.